Nuovo nascondino su Stumble Guys con 1000 euro in palio. Siamo nella Jungle Rally. Ci sono 30 persone in questa lobby, tutti quanti pronti a vincere 1000 euro. Signori, andatevi a nascondere per bene, perché avete solamente 30 secondi, dopodiché inizio a contare. Siete pronti, Lollo e Conti? Io sono veramente molto molto carico. Adesso andrò a nascondermi nel posto più assurdo, perché voglio vincere assolutamente questi soldi. Io invece sono nato pronto e sono già nascosto. E mi chiamo anche Son Nascosto. Il buon vecchio Best ha iniziato la sua caccia finale. Ho già visto qualcuno al traguardo. Conti, se Lollo siete voi? Io ti dico che non mi troverai mai, anche perché io sono Babbo Natale. E se tu mi trovi, ti faccio inquadrare dalle mie renne. E le tue renne non me le frega sinceramente tanto, dato che ho trovato già il primo player. Addio melanina, vai pure a quittare fuori dalla partita, per favore. T'ho trovato, fratello, mi dispiace. E già una persona l'abbiamo trovata. Altra persona qui da qualche parte. Mamma, voglio scappare, no, non sono io. Ti giuro, Best, stavo scherzando. Ti voglio tanto bene, sei il mio youtuber. Vieni qua, piccolino. Ma qua ci sono tre persone. Ma what the fuck? Fuck! Ragazzi, io mi sto godendo due Babbo Natali che si rincorrono, è bellissimo. Perché tu dove stai? Io sono nascosto talmente bene che non mi troverà nessuno. Ho capito, Lollo, ma è tutto questo. Io ho una rincorsa incredibile che devo fare per beccare tutti. Attenzione, già due eliminati. Ma ne ho beccati tipo troppi, ma perché scappate? Non vale, eccole un altro eliminato, regà. Scappano perché giustamente vogliono i tuoi soldi, mi sembra anche ovvio. Comunque ho trovato un altro nascondiglio che qua è veramente impossibile. Cioè, se mi trovi, sei veramente... lo so. Ma chi ha parlato di soldi? Scusate, ci sono dei soldi in palio? 1000 euro, Lollo! Ah, allora vinco io. Vinco io, signor Best. E dato che vinci tu, sei costretto a dirmi un minimo indizio su dove sei. Dimmene uno. Nascosto. Sono nascosto. Anche Jacopo ufficialmente eliminato. Signori, qua iniziano ad esserci un pochino troppe persone. Sinceramente in questo nascondino penso proprio di fare il devasto. E vedo una testa abbastanza strana nell'erba. Sì, anche secondo me dovresti andare lì. Vai verso l'erba, non venire verso il traguardo. Era un alieno però, signori. Nel frattempo era una persona quella lì. Voi mi prendete per il culo perché non sono vicino a voi. Lo so che sono da tutt'altra parte. Ma intanto io sto cercando di farmare persone, di eliminarli tutti, perché mancano solamente 3 minuti alla fine del primo round. Ma in realtà sei tipo molto vicino a me, ma io non te lo voglio dire. Circa bene, Best, perché io so dove sta Lollo in questo momento e ti sta veramente molto vicino. Non è che potresti dirmelo magari, dato che siamo amici. Potrei darti 50 euro se me lo dici, sai com'è. Sta nascosto nella Jungle Roll. Addirittura nella Jungle Roll, è incredibile. Che bell'aiuto, testa di culo. Vieni a cercare insieme a me invece di dire cavolate, per favore. Lollo, io non vorrei dire che sei mega visibile. Ah no, è Giorgi questa. Ma c'era Giorgi qua, l'ho bella beccata. Adios, amico. Aspetta un attimo. No, che no, non ci sono. Nascosto? Io sono nascosto, non ci sono. Non sono io. Pezzo di schifo, vieni qua. Vai, vai a prendere Lollo Pollo, ti prego. Ma manca solamente un minuto alla fine di questo nascondino. Ed è perciò che ho soldato due pirla, i più pirla più grossi del mondo, che si sono fatti trovare subito, per andare a trovare tutti quanti i giocatori rimanenti. Siete pronti? Ciao, io ne ho trovato uno. Andiamo a farlo fuori, Argin, let's go. No, dobbiamo prenderla con i calci però, Lollo, un po' di mira per favore, Preso. Ce la posso fare, Best. Mi sento molto carico. Dobbiamo cercare questo traghetto. Boom. Il tempo è finito e questa volta gli Hiders, ma soprattutto io, abbiamo vinto. I soldi non vanno a nessuno. Passiamo al prossimo round. Adesso dovete essere molto più bravi, perché quello a cercare sono io e sono molto molto più bravo. Quindi ragazzi, andatevi a nascondere, perché il vostro caro Contins vi viene a cercare. Signor Lollo, mi segua, fratello, perché dobbiamo correre il più possibile lontano da quel pirla di un Babbo Natale che spero che non mi senta. Arrivo, ma tanto è talmente stupido che non ci troverà mai. No, ma sai cosa possiamo fare poi noi? Noi possiamo dare dei consigli falsi su dove ci troviamo. E fidati che in questo modo lo depisteremo in maniera tale che andrà in burnout, non capirà più nulla. Ti facciamo friggere il cervello. Bella quell'idiota! Ragazzi, io sto venendo a cercarvi. Come state messi voi due? Vi siete nascosti bene? Ti dico solamente che siamo nascosti una meraviglia, vero Lollo, pure tu? Sì, son nascosto di nuovo. Intanto vado a cercare in mezzo agli alberi, perché secondo me ci sono tipo 350.000 persone là dietro. Ne vedo già uno lì in lontananza. Arrivo, fratello, signor draghetto, arrivo. Aspetta, ho trovato Giorgi. Ho trovato Giorgi, sono troppo forte. In realtà ne mancano altri 350.000, ma non importa. Oh, ho trovato anche Jacopo. Oh, beh, sono troppo bravo a trovare le persone, veramente. Ma guarda, quando le persone si mettono in mezzo a una piazza con un cartello con scritto trovami Conti, grazie al cacchio che le trovi. Quello lì pratica ti diceva trovami, ce l'aveva scritto sulla fronte. Qua c'è una banana, ma posso considerarla una persona? Vabbè, non importa, qua ho trovato due persone. Melanina, no, le devo prendere, gli devo tirare per forza il calcio. Vieni qua, bello. Ma
poi voglio sapere, beh, se tu mi puoi dare un indizio, qualcosa, perché io ti voglio trovare. Ti dico solamente che sono dentro il pavimento. Cosa, in che senso dentro il pavimento? C'è tipo un bug in questa mappa che non conosco. No, è solamente che siamo... mi sono nascosto molto bene, fatti i cacchi tuoi per favore. Allora do 10 euro a Lollo se mi dici dove sta best. Sta dentro il pavimento, l'ha detto lui. Aspetta, aspetta, là vedo un cappellino di Babbo Natale. Mi sa che è Best Buster, signori, eccolo. Non sono minimamente io bello, adios amigos. Oh oh oh, sono Babbo Natale, vieni qua Best Bastard. Fuori dalle palle babbo. Stai zitto che sennò quest'anno non ti porto nessun pacco. Ti porto solo il pacco con il carbone. Boom. Va bene dai, sono stato eliminato, lo ammetto. Però detto ciò andiamo a cercare il buon vecchio Lollo per favore, eh? Best, ti do 100 euro se mi riesci a prendere Lollo. È là davanti, aiutami ti prego. Ragazzi, questo torneo ci mettevo 1000 euro in palio io, ma Contis me ne vuole dare 100 lui. Cioè pensate quanto è stupido. No no, ti prego Lollo, ti do 20 euro se ti fai trovare. Non mi trovi, buff. No! No, non ci posso credere, ma c'ha un sedere questo uomo incredibile. Ragazzi, io non vorrei dirvi, ma mentre continuate a rincorrervi, qua il tempo finisce tra 10, 9. Aspetta, 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 devo trovare Lollo. Lollo, vieni qua, ti prego. 3, 2, 1. E tutte quante le persone che non sono state trovate, che sono esattamente queste, vedete qua in alto, hanno una possibilità di vincere i 1000 euro, perché nell'ultimo round si deciderà ufficialmente chi si riporta a casa. Ragazzi, questa volta conto io, mi raccomando, nascondetevi bene perché questa mappa la conosco come le mie tasche e in questo momento non ho i pantaloni. Let's go, signori, signora contessa, questa volta siamo nella Lost Temple, è un po' diversa, la sai la mappa? Ah, io la conosco benissimo come le tasche di Lollo, anche se Lollo non ha le tasche, quindi no, non la conosco neanche io. Se vedi, qua c'è un po' di gente che prova a fare un bug, ragazzi, non fatelo, non vale, non è nelle regole, non vale, via. Angie, fuori da sotto il pavimento, per favore, via da lì, questa cosa non vale assolutamente, a che cacchio, non la faremo mai, io e te. Basta, vero Conti? Che cosa dobbiamo fare? Non ho capito. Non so, tipo metterci qua e stare fermi. Regà, tutti gli altri via, tutti gli altri via, tutti gli altri via. Vi prego, vi do 10 euro se non dite niente. Andate via che così Lollo, cioè, vinciamo sicuro, cazzarola. Ok, ragazzi, io spero che vi siate nascosti bene perché sto partendo. C'è un problema, c'è un problema. Signor Best, allora, io qui sto al traguardo, no? Ma c'è un nome, c'è Arancione sotto. Ma l'ho preso, Arancione, ma... Ma what the fuck? Della gente che inizia ad andare sotto la mappa. Ma Lollo, ti rendi conto di che schifo? Ma sì, ma tutti sotto la mappa stanno, guarda qua. Ma non è fattibile, c'è sta roba. Ma chi è che va sotto la mappa secondo voi, raga? Scusami Best, ma dato che hai detto che sei lontano da me, dove sei? Allora ti dico solamente, sono praticamente all'inizio. All'inizio però in una zona che è impossibile da trovare, cioè ti dico solamente questo. Ok, perfetto, io ho trovato un Ciro dentro un albero, l'ho buttato giù. Ciro, mi dispiace, sei stato trovato. E nel frattempo qua c'è una persona che non è riuscita a fare una certa cosa. Vuoi entrare qua o no? Ci voglio provare Best, è impossibile. Sei un pirla. Ma sei eliminato. Aspetta Tom. Sì, ho preso pure Tom. Oh, ho visto un Babbo Natale. No, mamma. No, non voglio essere trovato dallo pollo. Io il pollo lo butto nel forno solitamente. Come trovo Best? Scusate ragazzi, ma non posso trovare Best. È tipo block. No ragazzi, no. Ma cosa dici? No, lo cosa stai dicendo? Scusa. No no, Best, tu non me la racconti giusta. Tu sei qui Lollo, tu vedi dei bug. Fidati di me, fidati. No, c'è scritto Best. Come si arriva lì? Ma c'è scritto Best, ma in realtà sto da un'altra parte, capisci? È un bug quello, è un bug visivo. Vabbè, senti, io smetto di provare se ricevo una parte del premio del nascondino. Hai capito? Ma mi ricatta pure. No, zio, non mi puoi trovare, non ti devo dare nulla, scusa. Ok, intanto voglio Contins però. No, scappa mamma, non riesco a fare quella cosa che ha fatto Best Buster, ma porca vacca. Facciamo così, se riesci a prendere Contins entro 30 secondi a partire da adesso ti do 100 euro. Non li puoi dare a me se non mi trovo? Cioè, Best, quanto manca al cronometro? Non lo so e non me ne frega neanche, perché l'unica cosa che devi fare è trovare Contins. Hai trovato praticamente tutti e manca solo lui. L'ho trovato, l'ho trovato. Non mi hai preso, non mi hai preso. Ma che non ti ho preso? Ma sei qui, ma ti ho buttato giù, dai. Sì, ma mi devi dare un calcio per prendermi, infame. No, Lollo, non mi troverai mai. Ma che non ti trovo, che ti sto dietro. Non mi prenderai mai, volevo dire. No, no, ti prego. Oh mio Dio. Best, l'ho preso, l'ho lanciato via, hai visto? È volato via, Best. Sono stato io, sì, 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 sì. Signori, Lollo ufficialmente vincitore di 100 euro e la contessa è stata eliminata. Manca solamente una persona da trovare, o sbaglio? Sì, manchi solo tu, perché gli altri li ho trovati tutti. Oh, no! Ah, l'ho fatto per qualche motivo strano! No, 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 corri via, Best!
testa. Tu mi spieghi come hai fatto a scoprire questa roba? Cioè, io sono andato letteralmente a caso qui e mi ha buttato sotto e ti ho trovato. Ah, io non te lo dirò, fratello. Non ho la minima intenzione di spiegartelo, ma ti dico solamente una cosa. Mancano 10 secondi e poi è scaduto il tempo. Prova a prendermi. Sono caduto. Sto continuando a cadere nello stesso punto. Lol, a me non interessa. Voglio aiutarti io. Vado a trovare Best. Vai, ti do la metà del premio se mi trovi Best. Lo vedo lì lontano. Guarda che brutto quel Babbo Natale. Ragazzi, potete fare tutte le tattiche del mondo. Mancano 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Il vincitore di 2 round, signori, sono io. Quindi 1000 euro. Mi sa che non li dovrò dare proprio a nessuno, signore e signori. Se non 100 euro al buon vecchio Lollo che ha trovato Conti. Comunque, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi tutti quanti al canale. Detto ciò, noi come sempre, come al solito, ci becchiamo ad un prossimo video. Bella regà.